Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video commento dell'episodio 81 di Attacco dei Giganti, oppure Shingeki no Kyojin, oppure Attacco on Titan. Detto questo, prima di iniziare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, condividere questo video o tutti i video che troverete sul canale o il canale stesso magari con i vostri amici, in modo tale da aumentare il numero ovviamente di iscritti, di lasciare un bel like se il video ovviamente vi sarà piaciuto, di farmi sapere la vostra qui sotto nei commenti e di seguirmi anche sugli altri social, link in descrizione. Per quanto riguarda Instagram, dove faremo meme, sondaggi, potete contattarmi in privato, saprete quando usciranno i nuovi appuntamenti. E tra l'altro tra un po' inizierà anche una nuova rubrica per quanto riguarda le recensioni dei film, principalmente su Instagram, quindi link in descrizione. TikTok, link in descrizione per quanto riguarda i video delle carte, video quiz, video divertenti, eccetera eccetera, e Twitch, sempre link in descrizione, perché faremo live di vario genere. Detto questo, quindi vi ricordo come sempre che il video non conterrà spoiler dal punto di vista del manga, quindi parleremo solo e soltanto di quello che vediamo all'interno dell'anime e di quello che l'anime ci propone in questo preciso momento. Non voglio assolutamente leggere commenti spoilerosi per chiunque voglia fare il burlone o la burlona, perché altrimenti tac e andiamo subito sul ban. E quindi di conseguenza veramente facciamo godere a chi non conosce la storia dal punto di vista cartaceo anche quest'opera che è fantastica. E parliamo appunto dell'episodio 81. Prima di iniziare, come sempre, vi dico e vi ricordo che è uscito il video spacchettamento, il secondo video spacchettamento, ma c'è anche il primo in realtà, per quanto riguarda le nuove Lamincards Dragon Ball Ultimate. E nel secondo video non solo vi mostro le carte che sono uscite in più ovviamente, ma poi anche l'album a livello di carte per il momento di quelle che abbiamo. E detto questo, quindi, link in descrizione. Come sempre, vi invito a recuperare tanti altri video, perché su questo canale principalmente parliamo di One Piece, di Dragon Ball con i video commenti, appunto, quindi dei capitoli, con Attacco dei Giganti. Parleremo di Bleach non appena usciranno i nuovi episodi dell'anime e i nuovi capitoli del manga extra, speriamo di sì. Quindi, insomma, tanti appuntamenti, tante cose, spacchettamenti di carte di Dragon Ball, One Piece, Naruto, Hunter x Hunter, Bleach, Cavaliere dello Zodiaco, in tutte le salse, in tutte le forme. Detto questo, parliamo appunto dell'episodio 81, dell'episodio che ho deciso di nominare appunto Onigashima, o per meglio dire Paradise non si arrende, tutti contro tutti, perché questo è l'episodio del concetto morale. Cioè, da questo momento in poi bisogna ben definire i ruoli di chi è cattivo e chi è buono. Però l'unico problema è che è impossibile definire i ruoli, prima di tutto perché c'è un numero spropositato di fazioni. Ci sono i Marleani, ci sono appunto gli Eldiani, ci sono gli Eldiani onorari a Marley, ci sono le fazioni degli Jägeristi, cioè Eren Jäger, ci sono i Titani, ci sono i Titani puri, i Titani appunto, gli otto Titani, e ci sono gli amici, ex amici di Eren, che adesso sono ovviamente dentro un vortice di dubbio morale, etico e soprattutto sociale. Perché cosa succede? Cosa succede da questo punto di vista? Se gli altri episodi erano stati fondamentali, e vi rimando a tutti, vi lascio qui l'ultimo video recensione per quanto riguarda l'ultimo episodio, quello prima di adesso, ma potete veramente recuperarvene tanti. E tra l'altro, per chi conosce già la storia e vuole sapere anche come la penso per quanto riguarda il finale di Attacco dei Giganti, vi lascio non solo il video recensione dell'ultimo capitolo del manga, quindi è spoiler ovviamente per chi segue solo l'anime, ma vi lascio anche poi il link della live dove parlammo all'epoca di tutta l'opera. Detto questo, quindi, se gli scorsi episodi sono stati importantissimi per capire A, la trama, cioè da questo momento in poi si è iniziato a mettere un po' in ordine tutti quelli che sono i piccoli tasselli, da quando Eren, toccando fondamentalmente storia 4 anni prima, aveva già ricollegato la storia del passato, presente e futuro, e anche noi adesso siamo venuti a conoscenza di tante piccole cose, per esempio la questione della famiglia Jäger, dal punto di vista appunto di Zeke, di Eren e del padre Grisha. Siamo venuti a conoscenza di alcune cose, e quindi i capitoli erano stati fondamentali, e tra l'altro gli episodi, scusate, e tra l'altro anche fondamentali, quindi non solo per la trama ma anche per la bellezza visiva, eccetera eccetera. Ovviamente la bellezza visiva, grafica, animata e musicale ovviamente è sempre al top. Cioè, io mi sono emozionato di nuovo, quasi pianto per questa puntata, proprio perché adesso ne parleremo, è difficile definire chi è buono, chi è cattivo, veramente ormai tutti contro tutti, per una questione di mancanza assoluta di confini
tra bene e male, e quindi di conseguenza questa puntata è stata fondamentale però per l'inghippo morale. Perché cosa è successo? È successo che appunto noi eravamo già stati trasportati nel sentiero insieme agli Eldiani, quindi siamo venuti a conoscenza del piano di Yolanda, di fare questa famosa tabula rasa, di questo famoso boato della terra. Tra l'altro, parlando di boato, ieri sera c'è stata una scossa di terremoto, io abitando all'ottavo piano l'ho sentita molto bene, l'ho seduto qui, proprio qui, mentre studiavo. E la cosa che mi ha fatto riflettere, e che lo rivediamo anche per esempio in Bleach, ma comunque è un discorso che si può ampliare benissimo con l'Haki, per esempio, del re di One Piece di Shanks, oppure può essere per esempio l'aura di Goku quando praticamente fa tremare mezza terra, quando chiede al maestro Karin di valutare la sua aura rispetto a quella di Cell, ma gli esempi si possono sprecare. Comunque, qua, prima della scossa effettiva c'è stato un boato, ci ho sentito veramente un boato come se l'intera casa di sotto si spostasse, e poi dopo è arrivata la vibrazione. E quindi parlando di boato della terra, mi ha fatto ricordare non solo appunto Attacco dei Giganti, ricordandomi che oggi ci sarebbe stato l'episodio, ma anche, per fortuna tutto bene, insomma, è una zona un po' sismica, ma per il momento stiamo bene, ma soprattutto anche in Bleach, quando Yamamoto, che è Hiruzen, che vabbè, se non sapete chi è, meglio ancora, così vuol dire che non vi spoilerò molto, comunque fa tremare col solo Reiatsu, cioè con la sola aura, praticamente l'intero mondo di Bleach. E quindi il boato anche lì, che tutti sentono a distanza anche considerevole. Comunque, detto questo, quindi dicevamo, in questo, cioè, episodio fantastico, mi sono emozionato veramente per la questione. Vabbè, ovviamente l'avete visto l'episodio, quindi posso già iniziare a parlarne per quanto riguarda per esempio la questione del comandante Pixis, ed è bellissima ovviamente la scelta che devono fare i nostri da questo punto di vista nel dover eliminare il gigante Pixis per onorare l'umano Pixis, e non solo Pixis, ma per dire tanti altri. Quindi lo stesso Jean, che molte volte viene bistrattato perché comunque è uno di quelli che fanno parte del trio un po' sfigati, senza poteri particolari, ma che comunque hanno una grande forza d'animo. Anzi, forse è più facile essere coraggiosi quando hai un titano, un potere enorme dentro di te. Prova a essere coraggioso quando invece hai dei limiti umani effettivi che magari gli altri possono colmare e tu no, quindi lì serve veramente coraggio. E qui Jean, da buona guida, riesce a prendere la decisione finale, appunto, di eliminare Pixis insieme agli altri giganti per onorare i compagni morti. Ovviamente Mika, Armin l'avrebbero fatto anche loro, però diciamo, tra il dire e il fare c'è Jean che ci dice in qualche modo cosa fare e come farlo. Quindi l'episodio di cosa parla? Parla appunto di questa problematica. Chi è il nemico in questo momento? I nostri all'inizio, Jean, Connie, ovviamente Mikasa e Armin si interrogano su questo discorso, perché comunque loro sono su uno dei tanti tetti di Shigashima. Ho detto Nigashima prima, scusate, è One Piece, è ormai è un One Piece reference come sempre. E quindi mentre il boato della Terra, cioè tutti sti gigantoni vanno avanti e così, tra l'altro mi farebbe ridere vedere Eren che a un certo punto si gira per vedere se lo stanno seguendo, perché magari non lo segue nessuno. Vabbè, stronzata a parte. Comunque, e si interrogano prima di tutto su chi è il nemico. Loro capiscono che Eren ovviamente ha fatto tutto questo per loro. Cioè, Eren è pronto a sacrificare il resto del mondo per salvare, per esempio, Eldia, per salvare quindi Paradise. E quindi di conseguenza, in teoria, quelli che proprio ne traggono più vantaggio, anche qui Jean, da buon leader, analizza la questione e dice appunto: chi trae veramente vantaggio da questo genocidio, da questo massacro, da questo boato, siamo proprio noi. Noi dovremmo essere i più felici di tutti perché siamo letteralmente in una botte di indurimento, non di ferro, ma di indurimento in questo caso per quanto riguarda i giganti. Quindi Eren, no? In teoria dovrebbe essere l'alleato, dovrebbe essere il buono, dovrebbe essere il salvatore degli Eldiani, e quindi il buono. Solo che ovviamente questa disposizione non convince nessuno dei presenti, e neanche noi, perché non è Eren che loro conoscono, non è l'Eren che noi conosciamo. Eren non avrebbe sacrificato, diciamo, bambini, innocenti, donne, uomini che non c'entrano nulla con questa guerra, e che anche se dovessero centrarci dal punto di vista militare, sono comunque schiavi di una storia raccontata male da millenni a questa parte, no? Quindi comunque in realtà sono tutti
vittima di questo discorso. E quindi è chiaro che, ripeto, dal punto di vista personale dovrebbe essere il buono Eren, il problema è che non lo è. Perché è pronto a eliminare ogni forma di vita esistente, anche prive di colpa, solo per salvare i compagni e Paradise. E quindi Eren diventa il cattivo. Ancora, i giganti puri, che sarebbero appunto i compagni di sempre, il comandante Pixis e gli altri uomini che hanno in qualche modo preso parte a quella che è la legione del corpo di ricerca, del corpo di guarnigione, eccetera, eccetera, e quindi dovrebbero essere i buoni, no? Gli amici di sempre, adesso sono però purtroppo titani puri per colpa dell'urlo di Zeke, e quindi di conseguenza sono buoni? No, sono diventati cattivi. Come Eren in teoria è buono, adesso è diventato cattivo. Quindi paradossalmente i nemici in questo momento degli Eldiani sono gli Eldiani stessi, mentre paradossalmente i nemici di sempre, i Marleani, Reiner, Falco, Gabi sono i nuovi alleati, perché per esempio Gabi salva la vita a praticamente Kaia, la quale rivede in Gabi quindi Sasha, cioè è tutto un grande discorso. Quindi il problema adesso si pone e si porrà anche per le prossime puntate, perché chi è il nemico da dover sfidare? Prima era facile Marley, con diciamo gli Eldiani, cioè in realtà non era già facile all'inizio, perché il nemico era sì Marley, ma che sfruttava gli stessi Eldiani onorari per andare contro gli Eldiani, quindi i nemici degli Eldiani erano comunque Eldiani onorari da Marley, ok? Quindi è tutto ovviamente insieme ai Marleani. Poi a un certo punto sono arrivati gli Jaegeristi, la fazione interna, cioè gli Eldiani hanno sempre avuto nemici, o erano i Marleani, o erano Eldiani onorari, o erano gli Jaegeristi, perché per esempio Eren, lo sappiamo, ha fatto un golpe di stato, praticamente ha eliminato il comandante in carica, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo però perché? Perché poi abbiamo visto nelle scorse puntate, appunto, che c'era un piano prestabilito da parte di Eren, un po' estremo potremmo dire, ma comunque un piano da questo punto di vista. Non solo, Yelena, per esempio, no? Oppure Flock, sono adesso nemici, sono adesso alleati, prima erano dalla stessa parte, dalla parte di Zeke e di Eren, adesso che Zeke è diventato di nuovo il nemico di Eren, che prima era l'amico, che però prima ancora era nemico, quindi anche qui bene, male, non si capisce. Adesso che Zeke è, diciamo, dalla parte opposta di Eren, e quindi Yelena e i fedelissimi di Zeke sono diventati i nemici, Flock adesso li vuole arrestare. Quindi qui si pone veramente la scacchiera di base, perché è importante, perché attenzione, da questo momento in poi bisogna capire la fine dell'opera, la fine della guerra, la fine di tutto. A contro chi dobbiamo prendercela? Chi è adesso il nemico? E lo è l'Eren che sta facendo tutto questo per noi, però sacrificando addirittura il mondo intero, e quindi va fermato. E praticamente sono i seguaci di Zeke, che però fino ad ora Zeke era diventato un nostro alleato dal punto di vista del piano di salvare, diciamo, il mondo, e quindi quelle che erano le controversie tra Marley ed Eldiani. Chi sono i nemici adesso? I giganti puri, che però erano i nostri compagni fino a poco tempo fa. E poi c'è una fazione ancora più interna, c'è Gabi ovviamente che salva appunto Kaia, tutto il discorso bellissimo, eccetera, eccetera. Però a un certo punto, infatti lo dice bene, come si chiama quello? Vabbè, non mi ricordo mai, c'ho la scheda qua, perciò Niccolò dice no, perché ovviamente, cioè, questo discorso è spiegato perfettamente dal discorso, dal dialogo tra Kaia e Gabi, perché Kaia dice: io sono il demone che voleva ucciderti, perché mi hai salvato? E Gabi giustamente dice: no, sono io il demone che ho ucciso Sasha, ho ucciso tanta gente, volevo uccidere anche voi per una storia che mi avevano raccontato, quindi sono io il demone. E Niccolò giustamente dice: qui siamo tutti demoni, anche perché giustamente altrimenti non ci sarebbe stata una guerra, se tutti fossimo stati santi non ci sarebbe stata una guerra, quindi qui ognuno è il demone di qualcun altro. E questo è un discorso fondamentale, perché da questo momento in poi saltano tutti i concetti prestabiliti e categorici di bene e male, di alleati e nemici. Tu sei di questa fazione nemico, tu sei di questa fazione amico. No, non c'è più questa possibilità di divisione netta e spontanea, immediata. Bisogna andare veramente a cercare il singolo caso. E un'altra cosa importante, perché c'è un'altra fazione nella fazione della fazione, cioè
Connie, perché a un certo punto dice: a questo punto, visto che abbiamo un nemico, Falco, perché per il momento Falco comunque fa parte di Marley, quindi è un nemico, anche se in realtà è un eldiano onorario e bla 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 bla, e lo stesso Armin lo capisce e la stessa Gabi lo dice: noi ormai a questo punto non ha più senso che siamo nemici, perché comunque noi Marleani siamo spacciati, quindi a questo punto è inutile combattere tra di noi, visto che Eren distruggerà l'intero mondo, bisognerebbe scappare, come dice Reiner, però Connie non ha ancora inteso, proprio dire, l'ha inteso, ma egoisticamente da un lato e in maniera capibile dall'altro, ha trovato l'opportunità di salvare la madre, di far mangiare Falco alla madre e quindi di renderla di nuovo un titano che però può a suo piacimento trasformarsi o meno. E questo ovviamente è fondamentale perché? Perché Armin, diciamo la lancia, la bilancia etica, no? Del gruppo, che si oppone alla cosa, ma giustamente Connie dice proprio tu. Che sei salvo, sei vivo proprio perché hai mangiato Bertolt, tra l'altro facendo sì che quindi il comandante Erwin Smith morisse, non puoi parlare. E purtroppo la situazione è questa, infatti non rincorrono Connie quando quest'ultimo, prendendo Falco, cerca di in qualche modo rivolgersi, di raggiungere appunto il villaggio della madre. Quindi i problemi sono ovviamente molteplici. Poi c'è la scena bellissima del combattimento di Shigashima e dell'intera Paradise che non si arrende, perché tra l'altro poi Eren è talmente indirizzato verso il suo piano di distruzione che non si preoccupa neanche dei titani puri, i quali quindi paradossalmente mettono a rischio la vita dei compagni che Eren vuole salvare, perché Eren vuole salvare i compagni eliminando il mondo, ma se nel frattempo i compagni nella stessa Shigashima vengono divorati dai titani puri, non c'è più niente da salvare, non c'è più nessuno da salvare. E quindi c'è la battaglia bellissima, la musica di sottofondo fantastica, il saluto finale al comandante Pixis e tra l'altro il comandante Sadis che salva gli stessi cadetti che per colpa di Flock lo avevano massacrato di botte. Lui capisce la situazione, quindi va a salvarli e tra l'altro li motiva davvero comandante, davvero istruttore, e dice: andate a prendere l'attrezzatura tridimensionale e salviamo Paradise. E quindi fondamentalmente c'è tutta questa cosa interessantissima. Quindi l'episodio veramente è fantastico, ancora i brividi, ma sono tutti bellissimi, ormai è veramente difficile. Poi è uno dei pochi anime veramente ancora cruenti, cioè si vede proprio il sangue schizzare, si vede proprio le teste volare, si vede proprio tutto, e questa cosa va bene, va assolutamente bene. E sono episodi fantastici. Attacco dei Giganti dal punto di vista dell'anime è sempre stato fantastico, ha sempre preso, ha sempre avuto quel ritmo che non si fermava quasi mai, le giuste musiche, le giuste ambientazioni, le giuste animazioni. Adesso stiamo arrivando a un clima ovviamente fantastico, solo che ovviamente si scopre una cosa, cioè che Reiner per ora non riesce più a indurire il proprio titano e quindi di conseguenza è come se avesse perso effettivamente tutti i poteri, e quindi Gabi, avendo visto questo, avendo notato ciò, fa una domanda che anche noi dovremmo porci e che nelle prossime puntate probabilmente ci spiegheranno, cioè Eren, in quanto titano fondatore, può effettivamente decidere se i titani si trasformano in esseri umani o no? Da un lato la risposta la dà Armin: no, perché altrimenti ci avrebbe provato con i soldati eldiani trasformati da Zeke. Ok, però Gabi dice: allora come mai Reiner ha perso per ora il potere di indurimento dei titani? La risposta probabilmente è perché, appunto, cadendo le mura stesse, che erano il concetto stesso di indurimento dei titani, scoperto alla buon'anima della seconda stagione, cadrebbe quindi anche l'indurimento di Reiner e, tocco finale dell'episodio, cadrebbe anche l'indurimento del titano donna. E quindi di conseguenza torna in scena proprio lei, che adesso non ricordo il nome, fino ad ora me lo ricordavo, adesso ve lo dico: Annie. E quindi l'amata ovviamente di Bertolt e di Armin, e anche da noi, perché comunque Annie non è male, e di conseguenza ci fa capire da un lato che tornerà, no? Tornerà, diciamo, un'alleata in questo, anche qui. Un'ex nemica che però pur non facendo niente, perché era cristallizzata, era immobile, non ha mai fatto niente, diventerà un'alleata fondamentalmente, perché ora non esiste più il titano marleano nemico. Adesso c'è solo Eren che decide il bene e il male, decide il bello e il cattivo tempo. Quindi anche per i marleani uccidere Armin, a che cambia? Se nel frattempo Eren
distrugge il mondo. Adesso l'unico obiettivo è Eren, per i cattivi, tra virgolette, per i nemici di Eren, ma anche per gli amici, perché gli amici adesso devono capire: fermiamo Eren e quindi seguiamo la morale, la cosa giusta da fare, o lo facciamo fare, accettiamo di essere tutti assassini del mondo, ma ci salviamo tutti? E questo ovviamente è il dilemma morale che bisognerà in qualche modo porsi, e quindi di conseguenza Annie torna in campo. Vedremo adesso effettivamente se anche lei potrà trasformarsi o no, perché Reiner per il momento non riesce, a tal punto che non può neanche infatti ricucire le proprie ferite, però comunque la questione è molto aperta. Veramente un episodio fantastico, un concetto fantastico, un insieme di cose fantastiche, bello, 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 un episodio veramente, ci darei un 9, io gli darei un 9, forse anche più dell'episodio della storia, perché quello è ancora contorto, pur avendo, ripeto, letto il manga, sapendo la fine, pur avendo visto l'episodio, ho ancora difficoltà a spiegarlo in maniera chiara, perché veramente è una cosa che va letta, va riletta, va interpretata, va vista, va rivista, va... Bisogna entrarci dentro a questo discorso, perché è un discorso complesso, i viaggi nel tempo, i ricordi di un qualcosa che però ancora non so, che però so che ci sarà, e quindi io vedo il futuro che però è un ricordo di me stesso del futuro, cioè è un qualcosa di del me stesso del futuro che però trasmetto anche a chi viene prima di me, cioè non solo a me ma anche a chi viene prima di me, e toccando storia che è della famiglia reale, o toccando Zicco, oppure addirittura torniamo a toccare Ymir e quindi torniamo a 2000 anni fa. Boom! Cioè è un concetto che va molto espresso, quindi però va capito, e quindi è così. Invece questo episodio è molto d'impatto, la questione morale si capisce dal discorso, è un discorso facilissimo. Gabi e Kaia, io sono cattivo? No, io sono cattiva. Chi è il vero cattivo? Boh, dipende ovviamente dai contesti. E poi la battaglia, diciamo, per salvare la stessa Paradise dai titani, ora che non ci sono neanche più le mura, e che poi ha anche un ritorno molto breve alle prime stagioni, dove il massimo della preoccupazione era appunto dove agganciare l'attrezzo tridimensionale per andare a colpire i titani, non certo distruggere con le bombe atomiche Marley, oppure i titani colossali che camminano a spasso per i campi. Quindi il video commento finisce qua, episodio fantastico, fatemi sapere voi qui sotto la vostra qui sotto nei commenti, e lasciate ovviamente un bel like, iscrivetevi sugli altri social, seguitemi per gli altri appuntamenti. Questa settimana ci sarà solo la live per quanto riguarda One Piece giovedì, perché è settimana di esami, speriamo bene, speriamo veramente bene, e poi ci vediamo ovviamente, se tutto va bene, recuperiamo alla grande, anche perché ci stiamo avvicinando ben piano al quarto anniversario di questo canale. Io vi ringrazio come sempre, recuperatevi davvero 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 i video vecchi, e noi ci vediamo alla prossima. Fate i bravi, studiate e state umani. Ciao ciao!